Buonasera a tutti gli amici di Occhio Pavese. Questa sera siamo qua con tre ragazzi vestiti di giallo, tutti colorati. Adesso vi spiegherò il motivo. Si chiamano Laura, Cristina ed Alessio e sono referenti del progetto Amabilmente Clown, un progetto molto interessante che coinvolge la nostra zona. E ad Alessio voglio chiedere se gli va di raccontarci in che cosa consiste questa iniziativa. Assolutamente, mi fa piacere che tu mi chieda questo. Intanto buonasera, buonasera a tutti, buonasera Marco. Allora, il progetto Amabilmente Clown è un progetto abbastanza ambizioso che abbiamo pensato e con abbastanza qualche difficoltà stiamo riuscendo a portare a termine, nel senso, la nostra idea era quella di creare un parco giochi inclusivo, perché nella nostra zona non esiste nessun parco giochi dove un bambino disabile possa comunque interagire anche con i bambini normodotati. Quindi diciamo che l'iniziativa è partita proprio per questo obiettivo oppure in generale anche per altri obiettivi? Assolutamente, se vuoi sapere proprio come è nata questa cosa, è nata guardando un video che è passato per caso sulla mia bacheca Facebook e ho inoltrato subito a Cristina. E in questo video si vedeva l'inaugurazione di una altalena per bimbi disabili, e dove si vedeva proprio che i bambini per la prima volta dondolavano, perché la sedia, la carrozzina, chiedo scusa, poteva essere inserita su questa altalena molto particolare e gli permetteva quindi il dondolamento, diciamo. E allora mi hanno detto: ma perché non possiamo provarci anche noi? E da lì è nato quindi Amabilmente Clown. Quale tipo di iniziative in passato avete già svolto? Avete già avuto modo di interagire con le persone? Beh, noi siamo comunque i clown di corsia Onlus Voghera, siamo diventati Onlus da pochissimo e quindi, nel senso, noi facciamo un po' di clown terapia e cerchiamo di portare qualche sorriso comunque ai bambini della pediatria di Voghera e a parecchie case di riposo che non sono assolutamente da dimenticare. Anche quindi non solo bambini ma anche anziani? Assolutamente sì, soprattutto anziani direi, perché comunque fortunatamente la pediatria di Voghera non è un reparto molto affollato, molto impegnativo, quindi di solito la maggior parte dei servizi viene svolta in case di cura, in case di riposo. Nel concreto, quali sono le caratteristiche della clown terapia che possono proprio dare una mano alle persone che incontrate, ai bambini e agli anziani? La clown terapia, diciamo che è un discorso molto particolare, non è un discorso da sottovalutare ok, il sorriso e tutto il resto, ma comunque bisogna anche interagire nel giusto modo con le persone, senza esagerare o senza entrare in una stanza facendo casino o roba del genere. Bisogna avere il giusto tatto e le giuste parole, ma anche magari tante volte non servono nemmeno le parole, basta soprattutto con gli anziani un abbraccio, una carezza o sedersi lì di fianco, ascoltare, solo quello. Voi siete tutti e tre volontari, immagino, no? Assolutamente sì. Ok, questo è molto ammirevole, ovviamente è scontato dirlo, però non sono poi così tante le persone che scelgono di occupare il loro tempo con questo tipo di iniziative. E come diceva Alessio, Amabilmente Clown sta lottando affinché a Voghera venga costruito un parco giochi inclusivo, però molte persone non hanno mai sentito parlare di questo tipo di strutture. Ti va di raccontarci di che cosa si tratta? Siamo partiti da questo video e ci siamo accorti che nella nostra città non c'è nessun gioco per i bambini disabili. E, partendo appunto dall'altalena per la carrozzina, abbiamo fatto delle ricerche su internet e abbiamo visto che non basta solo l'altalena per rendere inclusivo un parco, cioè consentire ai bambini normodotati di giocare insieme ai bambini con difficoltà motorie, che non sono solo quelli sulla carrozzina, ma una disabilità può essere anche visiva. Oltre al bambino in carrozzina, che è probabilmente quello più lampante, la disabilità lampante, abbiamo anche problemi magari motori inferiori e quindi con magari l'ausilio di delle tabelle tattili riusciamo a far interagire bambini normodotati con bambini con problemi motori. Il nostro progetto sarà ambizioso e il parco giochi inclusivo non comprenderà solo una giostra, ma sono più giochi.
l'altalena, piuttosto che il girello dove potrà salire il bambino con la carrozzina e il bambino normodotato. Questo verrà fatto, abbiamo scelto il parco dell'Hauser che c'è nella nostra città e sarà una ristrutturazione di quello che c'è. Non riusciremo ad intervenire sicuramente su tutta l'area perché è grande e sarà un intervento molto grosso, magari riuscissimo, magari, però iniziamo in step per step, quindi un'area la cercheremo di adeguare per i ragazzi con problemi motori. Livelleremo la zona, creeremo rampe per comunque consentire l'accesso alle giostre che già ci sono all'interno del parco e in più inseriremo delle nuove giostre. Posso sottolineare un aspetto che a mio avviso è molto importante di questa iniziativa e dei parco giochi di questo genere, cioè l'interazione che si viene a creare tra i bambini normodotati e i bambini disabili, perché quello poi serve, no? Anche per la crescita e per il fatto che ci sia un rispetto anche delle differenze. No? Soprattutto perché il gioco è un diritto che va dato a tutti i bambini e se non tocchiamo con mano il problema magari non ci accorgiamo neanche che c'è questa disparità, perché in un parco giochi è vero che c'è l'altalena, però magari il bambino sulla carrozzina non ci può andare se non preso di peso e messo appunto sull'altalena. Ma non basta veramente mettere delle giostre, ma anche ad esempio l'area con l'erba, col prato, non sarebbe e non è inclusiva, perché comunque un bambino con difficoltà motorie ha difficoltà ad arrivare al gioco stesso, quindi il nostro progetto veramente oltre al gioco, al singolo gioco, è proprio una sistemazione completa. Ecco, so che questo progetto, oltre ad aver ottenuto il sostegno di Acqua d'Onlus, Associazione Consumatori Disabili, Una Mano Per ed Hauser Filo d'Argento Onlus Voghera, che abbiamo nominato poco fa, il 7 dicembre verrà presentato in un luogo che noi di Giap TV conosciamo tra l'altro molto, molto bene. Vuoi raccontarci di quale luogo si tratta? Il 7 dicembre faremo un evento al Clubhouse, proprio perché, come dicevano loro, il nostro progetto è molto ambizioso e molto costoso. Quindi abbiamo cercato, attraverso le fiere, attraverso il nostro trucca bimbi, palloncini eccetera, di raccogliere le prime offerte, ma non è sufficiente. Quindi abbiamo deciso di organizzare questo evento che si terrà il 7 dicembre alle 5 del pomeriggio, partirà alle 17 e il pomeriggio sarà completamente dedicato proprio ai bimbi. Ci saremo noi clown ad esibirci. Ci saranno due palestre di danza che faranno il loro saggio e poi abbiamo il musical di Violetta che piace molto ai bambini, che mi sembra molto indicato, le principesse della Disney, il grafico della Disney che disegnerà lì al momento e di molto particolare abbiamo una ragazza che è in carrozzina e verrà lì a ballare e soprattutto farà una piccola lezione di zumba ai bambini lì presenti, seduti, come se anche loro fossero in carrozzina. L'ingresso sarà ad offerta oppure c'è un prezzo fisso? L'ingresso sarà a 10 euro e ti permetterà di entrare alle 17 e rimanere tutto il pomeriggio e anche tutta la sera, perché infatti poi faremo la pizza con uno spettacolo con un comico di Zelig, ci sarà Claudio Batta ad intrattenere, più dei maghi, ci sarà Alessio a cantare con i suoi amici. E poi partirà una serata che permetterà a tutti di ballare, dove come ospite avremo DJ Osso. Quindi insomma un appuntamento molto molto importante, ribadiamolo, 7 dicembre, quindi poco prima dell'inizio delle festività natalizie, no? Un modo per iniziare decisamente alla grande e con un significato queste festività. Dalle ore 17 fino a sera inoltrata al Clubhouse di Salice Terme ci saranno loro per raccogliere fondi proprio per creare questo parco giochi inclusivo nella città di Voghera. Complimenti e in bocca al lupo. Abbiamo le prevendite da vendere per il nostro evento e un'altra cosa che abbiamo fatto è il nostro braccialetto. Sono braccialetti colorati con la scritta Amabilmente Clown che diamo ad offerta a partire da 2 euro. Dove si possono recuperare? Tramite noi. Tramite voi, ok. Avete un sito internet, una pagina Facebook? Abbiamo la pagina Facebook che è Clown di Corsia Voghera Onlus. Ok, quindi per qualsiasi altra e ulteriore informazione andate a visitare la pagina Facebook. Grazie mille ragazzi e a presto.